Mercatini, laboratori, giochi, attività e spettacoli saranno le principali attività previste per la festa dell'Epifania in piazza 20 settembre a Fano. L'evento arriva alla Befana, chiude una ricca rassegna di oltre 100 appuntamenti realizzati per il Natale Più, organizzati grazie alla collaborazione tra Proloco e amministrazione comunale. Ad accogliere fanesi e turisti in piazza ci sarà il mercato della Befana, un'esposizione allestita delle nuove casette in legno che saranno presenti nella piazza centrale della città fino al tardo pomeriggio di domenica, con tanti altri appuntamenti per un grande weekend. 5 e 6 sabato pomeriggio, diciamo così, sia sabato che domenica, la via di Ciliegi si trasferisce in piazza 20 settembre, quindi questo fantastico laboratorio del Paese dei Balocchi e di Fano Città dei Bambini e delle Bambine, tanti laboratori in piazza a disposizione di tutti i bambini, e si aggiungono tutta una serie di spettacoli, mercatini, mercatino della Befana sia sabato che domenica, una serie di spettacoli e giochi di magia al sabato, la domenica tante Befane in piazza 20 settembre ad accogliere tutti i bambini, un magnifico spettacolo che è quello di Frozen, quindi tutti i personaggi di Frozen saranno dalle ore 17 sul palco, quindi venite a vederli, e poi avremo il circo verticale ed avremo il fantastico arrivo della Befana alle ore 18 dal palco di piazza 20 settembre e 1200 calze per tutti i bambini. La mattinata del 6 gennaio invece verrà anticipata da un altro momento di grande divertimento. Infatti all'aeroporto di Fano intorno alle ore 10:15 i piloti effettueranno alcuni passaggi e svolgeranno interessanti attività di volo fino al momento più atteso, quando arriveranno le Befane in paracadute che atterreranno a pochi metri dai bambini per poi consegnare loro calze piene di caramelle. Orgoglioso inoltre il primo cittadino che in conferenza stampa ha espresso la sua soddisfazione sul programma e sul lavoro svolto dai tanti volontari e associazioni, contribuendo di fatto all'attività di promozione della città. Tante iniziative, tanti eventi, ma soprattutto tantissima gente. E l'elemento che mi fa piacere rispetto agli anni precedenti, c'è un'inversione di tendenza, una crescita sempre maggiore di persone che arrivano da fuori, che decidono di pernottare, che vengono con gruppi organizzati per visitare la città, e quindi significa che il lavoro fatto in questi anni inizia a dare i frutti. Ovviamente è un work in progress, le crescite sono lente e poi esplodono, per cui siamo sulla strada giusta. E con la Befana chiudiamo tutto questo periodo di festività alla grande, perché veramente ci sono tantissime offerte che si coinvolgeranno tutte nella piazza con ormai la tradizionale festa della Befana di Fano.